Terzo naufragio di migranti in 3 giorni nel Mediterraneo. Il bilancio è di 45 morti e decine di dispersi. Cassaro in festa per il grande raduno dei bersaglieri. Si è svolta l'11ª edizione del Memorial Sgueglia a Monte Catalfano a Bagheria. A voi tutti bentrovati ad una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 28 maggio. Terzo naufragio di migranti in 3 giorni nel Mediterraneo. Il bilancio è di 45 morti e decine di dispersi. Intanto la storia della piccola Favour, la bimba di 9 mesi, sopravvissuta all'ultimo naufragio, arrivata oggi a Palermo. È l'ultimo eclatante caso della questione dei minori stranieri non accompagnati che rischiano di vedere violati i loro diritti perché le comunità alloggio in Sicilia sono al collasso. A lanciare l'allarme è l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, promotore di una serie di interventi per informare l'esecutivo europeo. La Sicilia oggi ospita circa 4.500 minori stranieri. Una legge regionale prevede che le comunità alloggio per minori abbiano determinati requisiti strutturali ed organizzativi, tra cui la presenza di figure professionali qualificate. Il costo giornaliero per minore è di circa 76 euro, di cui 45 euro sono erogati dal Ministero dell'Interno, mentre la rimanente parte dovrebbe essere garantita dai comuni. Di fatto i comuni siciliani non hanno le risorse per sostenere questi costi ulteriori e il risultato è che le comunità alloggio per minori non accompagnati non riescono più a stare in piedi e gli stipendi al personale non vengono pagati, talvolta da più di 10 mesi. È una situazione assolutamente ingestibile per chi ci lavora. La soluzione proposta dalla Regione Sicilia consiste nell'abbassare gli standard di qualità, riducendo quindi i costi dai 76 euro ai 45, quindi comprimendo inevitabilmente i diritti garantiti ai minori. Quello che ho chiesto alla Commissione a fine gennaio è se fosse a conoscenza di questa situazione, se la ritiene in linea di principio legittima e ammissibile, appunto se è ammissibile una compressione dei diritti dei minori e se intende occuparsene specificando le risorse messe in campo. Cerchiamo di avere dei meccanismi e delle tempistiche certe, se no ne viene meno anche la credibilità delle istituzioni, se non riusciamo a dare delle risposte in tempi predeterminati, quindi magari in conferenza dei presidenti o nei luoghi opportuni, cerchiamo di avere dei meccanismi che funzionino in maniera più precisa, più certa. Sempre più frequenti episodi di violenza vedono coinvolti bambini, anziani e disabili, vittime di maltrattamenti nei luoghi che li ospitano quotidianamente e che dovrebbero essere spazi sicuri. Il Movimento Giovanile Forza Italia di Palermo ha deciso di lanciare una raccolta firme a sostegno della videosorveglianza nelle strutture che ospitano minori e più in generale tutti i soggetti deboli. È possibile firmare oggi e domani in via Principe di Belmonte a Palermo. Ascoltiamo l'onorevole Gabriella Giammanco, promotrice della proposta di legge. Oggi e domani a Palermo c'è un appuntamento molto importante, una raccolta di firme che serve a tutela dei minori e più in generale di tutti i soggetti deboli. Di cosa si tratta? Sì, oggi e domani vi aspettiamo in via Principe di Belmonte a Palermo con i giovani di Forza Italia per la raccolta di firme a sostegno della mia proposta di legge per introdurre le videocamere all'interno degli asili nido e delle strutture per anziani e disabili. Quindi sostanzialmente una proposta di legge a tutela delle fasce più deboli, dei soggetti più vulnerabili e indifesi, che già ha iniziato il suo iter in commissione alla Camera dei Deputati, ma che viene sostenuta anche dai territori con queste petizioni popolari, queste raccolte di firme. Io lo voglio sottolineare, noi parliamo di videocamere come di strumenti di tutela per i soggetti più deboli, ma anche per le loro famiglie e per gli stessi insegnanti, gli stessi operatori che lavorano in queste strutture. Mi piace pensarle come una sorta di scatola nera, perché parliamo di un circuito di telecamere chiuso e sono telecamere criptate le cui registrazioni potranno essere visibili solo ed esclusivamente dalle forze dell'ordine dietro una denuncia. Quindi non ci saranno problemi di privacy o di violazione dello statuto dei lavoratori dal momento appunto che si tratta di telecamere criptate che sono anche a prova di pirateria informatica. In occasione del 64esimo raduno nazionale, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, generale Marcello Cataldi, ha reso omaggio alle vittime della mafia visitando il giardino della memoria di Ciaculli, sito confiscato alla mafia gestito da Unione Cronisti e Associazione Nazionale Magistrati. È un luogo della storia recente d'Italia.
emozionante, perché insomma guardando tutti gli alberi con le targhe uno ripercorre un po' dei momenti veramente tragici della storia recente dell'Italia. E noi per esempio adesso qui a Palermo stiamo facendo un raduno nazionale, dopo 58 anni siamo ritornati, e noi come target fondamentale, diciamo, dell'associazione è quello di ricordare chi nel corso della storia d'Italia, sino ai nostri giorni, si è sacrificato sino all'estremo sacrificio, sino all'estremo dono della vita. E questo è quindi un filo di sangue e di eroismo da quando, diciamo, cadde il primo soldato italiano nella prima guerra di indipendenza, Giuseppe Bianchi, sino al maggiore La Rosa. Bene, allora c'è un parallelismo tra gli eroi dei bersaglieri, gli eroi delle forze armate, coloro che hanno sofferto, i civili, e tra gli eroi della magistratura, delle forze dell'ordine, eccetera, che hanno perso la vita per combattere questa peste dei nostri tempi che è la mafia. Cassaro in festa a Palermo per il grande raduno dei bersaglieri. Ascoltiamo Enrico Romano dell'associazione Cassaro Alto. Questo raduno nazionale dei bersaglieri, che non ricadeva su Palermo da più di 60 anni, è stato per noi una grande festa in tutti i sensi, anche perché i bersaglieri di suo sono molto festosi, particolari, tradizionalisti e quant'altro di bene si può dire di questa forza militare. Noi siamo impegnati in prossimità, non voglio dire né in prima né in seconda, ma in prossimità, proprio perché il nostro settore nasce come sartoria militare, e quindi abbiamo voluto regalare con vero piacere questa vetrina che è appunto stata premiata come migliore vetrina sui bersaglieri, con tanto impegno ma con tanto affetto, dedicata veramente a loro. Invitiamo tutti i cittadini, sì, palermitani, a venire qui al Cassaro, sì, che penso che voi sarete aperti, non dico H24, ma quasi. Decisamente, anche perché il loro programma è molto completo, molto pieno. Ci saranno due fanfare qui avanti e indietro, ancora prima ci sarà una mostra estemporanea di pittura, e il sabato ci sarà un altro passaggio con altri eventi, la domenica idem, addirittura qui sopra scenderanno 100.000 bersaglieri, e noi siamo qui, siamo pronti ad aspettarli al Cassaro, che tra l'altro è la nostra associazione di via che abbiamo creato assieme ai nostri vicini qua, sempre pronti, perché siamo un gran bel gruppo e vi aspettiamo veramente numerosi. Il centro è qui, il Cassaro è qui. Si è svolta l'11ª edizione del Memorial Sveglia Monte Catalfano a Bagheria, come sempre all'insegna della natura e dell'inclusione. Le interviste. No, il tema è sempre quello, è quello dell'inclusione, perché bisogna sempre tenere alto e porre sempre l'accento su questo aspetto fondamentale. E sempre l'aspetto legato all'interesse in comune fra diversamente abili e normodotati. E chiaramente in questo caso parliamo sempre di questo splendido ambiente naturale, che quindi tiene legati tutti e ci accomuna. Noi dobbiamo ringraziare in modo gigantesco la famiglia Sveglia, che veramente con costanza ogni anno a fine maggio organizza questo appuntamento e rende l'idea di come sulla base di questi esempi se ne dovrebbero coltivare tanti altri. E questo è l'augurio sempre che speriamo di poter vedere, realizzare in pratica, perché è chiaro che, come ho detto all'inizio, la benedetta inclusione non è altro che un'attività normalissima. È il monte di tutti quanti, è il monte di ogni cittadino di Bagheria, ma di ogni cittadino siciliano. Noi non facciamo altro che curare questo bene, custodirlo e farlo conoscere. È da fine febbraio che diverse scolaresche di Bagheria, della scuola Bagnera, Cirincione, Puglisi, portiamo qui a Monte Catalfano, passeggiano con noi per fargli conoscere Monte Catalfano. La bellezza di Monte Catalfano è una piccola perla. Considerate che gli studiosi, gli scienziati, annoverano qui circa 950 specie della zona termofila,
ed è veramente uno scrigno. Tutti sono qui per sensibilizzare i ragazzi a stare insieme, questo incontro, questa integrazione, questa aggregazione tra i diversamente abili e normodotati, che sono un tutt'uno, perché sono tutti ragazzi splendidi che possono dare tanto alla società civile. Ricordavi bene che c'era una ragazza da ricordare, che prima, una ragazza down, Mimma, che oggi non c'è più, e quindi il nostro pensiero, e penso di rappresentare anche l'associazione che ha organizzato, va anche a lei. La riscoperta dei giochi tradizionali è da strada. Manifestazione a Porticello per la gioia di tanti bambini. Vediamo. Noi abbiamo deciso di proporre ai nostri alunni delle attività che noi facevamo da ragazzi, le attività di una volta, quelle che sono alternative all'uso indiscriminato dei nuovi smartphone, cellulari. Quello che a noi interessa è far riscoprire la vera gioia del gioco, la vera gioia dello stare insieme. Oggi invece questa dimensione del gioco si va perdendo, perché i giochi vengono e possono essere svolti da soli. Iniziamo dai giochi di strada, per cui abbiamo tutti giocato, penso, con il gioco dei pisuli. Contemporaneamente mancava la strumbola. E ancora avevamo a disposizione sempre un marciapiede dove poter disegnare con un pezzettino di gesso quella che è la miss, gioco della corda, gioco del cerchio, tra l'altro il gioco della corda, arancio, pera, limone e così via, con i frutti, esatto. E poi anche giochi della mente come il gioco degli scacchi, il gioco della dama. L'importante è appunto lo stare insieme, perché aiuta a crescere, la condivisione. La Proloco è un'associazione turistica che per statuto si occupa della promozione del territorio, promozione anche delle tradizioni. E quale è meglio dei giochi di strada per raccogliere questi ragazzi e far capire loro come le cose possono essere belle anche se semplici? È una giornata diversa, per fortuna il tempo ci assiste. E spero anche di poterli coinvolgere in altre attività. Noi ci occupiamo, come dicevo, di promozione del territorio. Io vorrei farli anche avvicinare alla bellezza della storia. Noi abbiamo il meraviglioso sito archeologico di Solunto. Io, tra l'altro, sono un'archeologa, quindi parlo con passione. Il gioco non è altro che l'espressione più autentica della cultura umana, e questi giochi tradizionali o antichi fanno sì che questi ragazzi, le nuove generazioni, possano riscoprire le proprie origini e il loro senso di appartenenza. E spero vivamente che da parte nostra istituzione, delle scuole stesse, questi giochi non vengano a risultare sempre in maniera marginale. In prossimità delle strisce pedonali e dei lidi balneari sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, il Comune ha disposto la realizzazione di alcuni scivoli sui marciapiedi per consentire l'accesso dei diversamente abili sulla spiaggia. I lavori sono già stati ultimati. Dico come un mantra nelle mie interviste, nei miei interventi, e dico cercare di portare alla normalità. La normalità è chiaramente permettere ai diversamente abili di poter accedere senza ostacoli alle spiagge, in questo caso ci siamo attivati appunto con un'impresa per poter andare ad effettuare questi accessi, sono 4 accessi per appunto diversamente abili, e ci attiveremo dove sarà necessario ovviamente per abbattere le barriere architettoniche. Il nuovo lungomare non ha questi problemi? Assolutamente no, deve essere sincero, ben progettato, e speriamo di concludere, anzi contiamo di concludere entro fine giugno tutti i lavori per renderlo fruibile al 100% e devo dire anche finalmente. È uno dei tanti piccoli accorgimenti che stiamo ponendo in essere, proprio per fare in modo che tutti possano avere l'accesso a questo splendido mare, che è una delle risorse sicuramente più importanti della città. È giusto che tutti ne possano godere, sentendosi liberi di poter fruire di strutture private e altresì pubbliche, attraverso i piccoli accorgimenti che possono rendere facile l'utilizzo e la fruizione delle spiagge e dei lidi balneari. A Villa Abate una marcia per i diritti dei bambini. È la settimana delle feste finali delle attività della rete verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi. Oggi sono qui presente in qualità di rappresentante di questa rete, come dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ficarazzi, che è però anche appunto la scuola capofila. La preside Rosalba Floria mi ha invitato in questa bellissima compagine di festa. I ragazzi avranno modo di
far vedere e mettere in mostra tutte le attività che hanno svolto nella loro scuola rispetto alla promozione dei diritti dei bambini, chiaramente coadiuvati dai loro insegnanti. È un'attività molto importante perché i diritti dei bambini, a partire dal diritto allo studio, devono essere sempre garantiti, soprattutto nelle sedi istituzionali come appunto le scuole. La rete di scuole di Palermo e Provincia è una rete composta da oltre 20 scuole, sia istituti comprensivi, direzioni didattiche, ma anche dall'anno scorso da istituti e licei, quindi di scuole secondarie di secondo grado, ed è in continua crescita. Speriamo e contiamo che nel tempo si possa raggiungere un numero ancora più grande, perché non c'è mai abbastanza diciamo impegno rispetto alla tutela dei diritti dei minori. È un piacere vedere la piazza in festa ogni giorno con la voglia dei bambini di creare, disegnare e fare dei laboratori che hanno come oggetto i diritti per il quale tanto nel secolo scorso si sono battuti i loro padri e i loro genitori per riconoscere anche alla loro piccola età dei diritti che sono fondamentali e che sono ormai intoccabili per loro. Oggi giornata dei diritti dei bambini. Giornata molto importante per loro, sono qui in piazza per dare il mio supporto a questi adorabili bambini che grazie alle maestre, alle associazioni, oggi tanti bambini sono ancora analfabeti, in condizioni igieniche e sanitarie precarie. Grazie alla scuola, grazie alla sensibilizzazione, i bambini capiranno qual è il rispetto per il prossimo e noi come amministratori siamo felici di stare accanto a loro. In arrivo la prima ondata di caldo proveniente dall'Africa. Vediamo. Arriva il primo assaggio d'estate, poi però sono previsti temporali violenti e grandinate alternati a fasi asciutte e spesso soleggiate. È previsto in questi giorni l'arrivo di un anticiclone in risalita dal Nord Africa che si accompagnerà ad una massa d'aria calda e si muoverà in direzione della nostra penisola. Saranno soprattutto le regioni del centro-sud, la Sardegna e la Sicilia ad essere travolte da quest'aria tipicamente estiva. I picchi di caldo sono previsti in questo fine settimana. Le temperature aumenteranno un po' in tutta Italia, in particolare al centro-sud. Attese punte di 30-32 gradi sulle zone interne del sud, fino a 33-35 gradi su quelle di Sicilia e Sardegna. Al centro picchi di 29-30 gradi, specie fra Toscana, Lazio, Umbria. Al nord punte di 28-29 gradi sulla Valpadana centro-orientale. Tra le città più calde, Cosenza, Matera, Foggia, Catania, Benevento, Firenze, Frosinone, Roma, Perugia, Macerata, Bologna, Ferrara, Milano, Verona, Bolzano. Domenica 29 poi temporali arriveranno al nord. Una nuova perturbazione in arrivo dal nord Atlantico raggiungerà l'Italia determinando un nuovo peggioramento del tempo. Rovesce e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali risultando più intensi a nord del Po. La perturbazione toccherà anche Toscana, Marche e in parte anche l'Umbria. Nei giorni a seguire, gli effetti del peggioramento si estenderanno, seppur più attenuati, anche al centro. Infine assisteremo ad un calo delle temperature un po' ovunque per l'ingresso di aria più fresca che metterà fine a questo primo sussulto dell'anticiclone africano. E dopo questo servizio è davvero tutto per questa edizione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.